Le strade provinciali rappresentano una preoccupazione per i cittadini di tutta la provincia di Brindisi, in quanto spesso non presentano le minime condizioni di sicurezza. Il tutto nonostante l'impegno profuso negli ultimi tempi dall'amministrazione provinciale. Un grido di allarme, questa volta, viene lanciato dal coordinatore cittadino di San Pietro Vernotico del Movimento Regione Salento, Gabriele Recchia, il quale punta le attenzioni sulla strada provinciale 83 che collega San Pietro a Tutorano e che viene attraversata da centinaia di persone che si recano al lavoro, soprattutto nel settore agricolo. Le condizioni dell'asfalto, ormai pressoché inesistente in più punti, costringono le auto a marciare a passo d'uomo, mentre i motociclisti rischiano ancora di più la propria incolumità. E la situazione potrebbe diventare ancora più rischiosa con le prime piogge invernali. Da qui l'appello rivolto alla provincia a fare ancora di più e nel più breve tempo possibile. Siamo sulla strada provinciale 83 che collega San Pietro Vernotico a Tuturano. Vogliamo accendere un faro di attenzione all'ente affinché si possa rendere agibile, percorribile questa arteria, pur se secondaria, ma bisogna intervenire perché questa è una strada praticata da chi ci lavora, chi lavora in zona. E anche dagli stessi cittadini di San Pietro Vernotico e Tuturano. La provincia, nell'ultimo periodo soprattutto, ha ben lavorato nella fascia sud di Brindisi. Pertanto, il mio è un invito a voler fare un sopralluogo con una delegazione del Movimento Regione Salento. Andando a trovare una soluzione affinché anche questa arteria, pur se secondaria, possa tornare ad essere facilmente percorribile.